una targa in ricordo della giornata odierna. Beh, io farei una bella applauso. E questa è una cosa, e la mettiamo qua. Poi facciamo omaggio di tre pubblicazioni che riguardano la storia del nostro paese. Una a cura dell'amministrazione comunale precedente e poi due pubblicazioni della cura dell'Associazione Culturale Le Scarpe, dove è anche menzionato il nonno. Grazie molto. Siccome le targhe e i libri hanno la loro importanza, però un ricordo del nostro territorio siccome ovviamente nella sala ci sono tante testimonianze del passato, noi come associazione CARS, chiaramente con l'aiuto di Ernest e Gabriella, abbiamo deciso di regalarvi qualcosa che spero il prima possibile possa essere appeso in questa sala. Alla signora un piccolo omaggio floreale. Sì, lui con la traduce. Puoi mettere da qua? Il mio italiano non è sufficiente per fare una bella figura. Allora ha permesso di continuare in tedesco, con aiuto di Gianluca, il semitedesco. Sì. Ja, es ist eine große Ehre und Freude, die ich gar nicht erwartet habe. Una grande gioia che non si aspettava proprio. Dass wir hier so geehrt werden und mein Großvater insbesondere, den ich gar nicht gekannt habe, denn er ist vor 80 Jahren gestorben und ich bin 78 Jahre alt. Questo nonno che è da tanto tempo che diciamo non ha anche conosciuto la sua età, disse, cosa ha detto? Genau, ich sag, 80 anni è morto und ich bin 78 Jahre alt. E lui ha 87 anni. Was mich am meisten freut, muss ich sagen, ist, dass Sie, Herr Bürgermeister, zur Einleitung gesagt haben, dass es wichtig ist, dass man seine Vergangenheit kennt und seine Geschichte, um sich weiterentwickeln zu können. La cosa che più mi è rimasto impresso è ciò che ha detto lei, che le radici devono essere sempre portate avanti, perché senza la conoscenza delle proprie radici non si può andare avanti. E quello che è rimasto molto impresso. Ich glaube, wir kennen Italien ein bisschen, weil wir schon seit 27 Jahren ein Ferienhaus in Ligurien haben, in einem kleinen Dorf. Conoscono l'Italia perché quasi da 27 anni che hanno una dimora in Liguria e quindi conoscono un po', diciamo, l'Italia e la sua mentalità. Und eine der Merkwürdigkeiten aus unserer Fremdensicht ist immer gewesen, dass die Leute sich für ihre Vergangenheit wenig interessiert haben.
mi viene sempre strano, poco bello, che molte persone non si interessano per il proprio passato, per le proprie radici. Und in diesem Fall in Scafa ist das offensichtlich jetzt ganz anders. A Scafa non è stato proprio, diciamo, questo il caso. Das freut mich sehr, weil, wie wir alle wissen, wenn wir uns ein bisschen an die letzten 100 Jahre der Geschichte erinnern, wir haben eine sehr turbulente und sehr schlechte Vergangenheit miteinander gehabt. Diciamo, conoscendo la storia del passato, diciamo, tra Italia e Germania negli ultimi 100 anni, i rapporti tra queste due nazioni sono stati molto turbolenti, quindi da questo punto di vista è contento e soddisfatto che, diciamo, c'è stata una pace tra, diciamo, tra le due nazioni. Und es ist sehr schön zu sehen, dass es noch Fortschritt gibt, dass es Europa gibt. Ja, è molto contento di vedere e di sapere che si fanno dei passi avanti per che finalmente si va sempre più verso un'Europa dove si sta sempre più uniti. Bravo, bravo. Und wenn wir schon so schön miteinander über uns nachdenken, dann möchte ich noch eine große Vision skizzieren, einen großen Vorschlag machen. E se, diciamo, si continua ad andare avanti di questo passo, diciamo, questo passo di restare sempre uniti, lui ha una grande visione e vorrebbe proporre alcune idee. Auf der Basis, die sie schon haben, Ausstellungen, diese Bücher, interessierte Leute, die Sachen aufschreiben, kann man auch weitergehen. Auf der Basis von dem, was schon geschehen ist, also sul, kann man noch weiter. Sì, diciamo, sì, infatti, sulla base di tutto ciò che è successo, su tutto ciò che c'è scritto in questi libri, si può andare ancora avanti, ci si può migliorare. Yeah. Und ich wundere mich immer, also ich bin ja schon ein paar Mal hier gewesen, dass die weiße Villa leer steht. Diciamo, lo ritrovo anche un po' triste che questa villa bianca è così abbandonata e desolata. Auch die Industrie ist abbandonata e desolata, aber das ist sehr interessant. Man kann etwas daraus machen. Anche le industrie, diciamo, sono lì abbandonate. Purtroppo sì, lui dice, però si potrebbe fare qualcosa per cambiare. Und die Idee ist einfach: macht ein Museum aus der Weißen Villa, wo alles das dargestellt wird, was man schon weiß. Mit Bildern, mit Filmen, mit allem Möglichen. Ein Museum der Industriegeschichte von Scafa. Quindi questa sarebbe la sua visione con questa villa bianca che sta lì buttata lì. Sarebbe bello creare un museo dove si rappresenta tutta questa storia della sua famiglia, questa storia industriale di Scafa. Und nicht nur die Familie Reichenbach, sondern Neuchâtel, Paparelli. Also, insieme ad altre famiglie, non solo la sua famiglia, ma anche altre famiglie importanti. Und alle die Arbeiter, die wir gar nicht alle mehr kennen, sollten dort auch gewürdigt werden. Insieme a tutti i lavoratori che hanno lavorato in queste fabbriche, che purtroppo non conosciamo, diciamo, né immagini, e anche a nome loro rendere onore a tutte queste persone. Ich weiß, dass sowas furchtbar schwierig ist, das umzusetzen. Die Villa gehört dem Staat oder ich weiß nicht wem. Die Fabrik gehört jemand anderem. Und das müsste eigentlich alles geändert werden. Sa che, diciamo, che è un sogno un po' difficile da realizzare, perché non sa se la villa appartiene allo Stato oppure a chi, non si sa. Ok. Di verbigrade. Und ja gut, also es gibt aber sehr schöne Beispiele dafür, auch in Deutschland ganz besonders, das industrielle Erbe, Industrial History, industrielle Geschichte, kann zu einem Touristenmagnet werden, wenn es gut dargestellt wird. Trasformando questa villa in un museo potrebbe essere anche una ricchezza per il paese, porterebbe anche del turismo, diciamo, anche qui a Scafa, perché sveglierebbe l'interesse anche della popolazione a venire a visitare appunto questa villa bianca. Einschließlich der alten Industrieanlagen oder zumindest einen Teil davon zum Besichtigen.
che no, se non è possibile di tutto, almeno sarebbe bello anche una sola parte di questo, di questa industria da visitare, non tutto, ma almeno una parte, renderla museo. Ja, das wäre so ein Vorschlag. Vorschläge kann man ja immer machen. Sarebbe un, das ist mir ein Vorschlag, also una sua visione, una. Man, è una visione che noi condividiamo, perché su quell'area una parte che è di nostra proprietà sarà deputata a servizi. Speriamo di trasferire lì un nuovo distretto sanitario. L'altra parte, sempre di proprietà del demanio, quindi dello Stato, per noi dovrebbe diventare un grande sito di archeologia industriale da visitare. Ma i progetti in questo senso stanno andando. A breve inizieranno i lavori per realizzare una pista ciclabile che dalla stazione, percorrendo il tracciato ferroviario che arriva alla miniera Pilone, consentirà di raggiungerlo attraverso un percorso pedonale e ciclabile. Quindi il tutto in un contesto prettamente turistico, dove c'è un mulino del 600, c'è una centralina idroelettrica, c'è il parco delle sorgenti di acqua sulfurea. Quindi si sta andando in quella direzione. È ovvio che ci servono ingenti risorse economiche. Quindi speriamo bene, la visione è la stessa. Grazie.